In occasione del progetto Dante Esule, le frontiere del viaggio del fotoreporter Gian Piero Corelli, è stato presentato a Ravenna al Caffè Letterario il libro Mimì Capatosta, Mimmo Lucano, il modello di Ace di Tiziana Barillà, un'occasione per affrontare il tema dell'immigrazione raccontando come, in un periodo in cui è più facile alzare muri e barriere, le scelte controcorrente del sindaco della piccola cittadina di Riace siano diventate un esempio per l'Europa intera. Come si fa a raccontare una storia particolare come quella di Riace e di un sindaco altrettanto particolare che è riuscito in qualche modo a cambiare, stravolgere quasi la realtà di una cittadina? Si fa con tanti chilometri, andando molto spesso in questo paese che è un po' fuori mano, persino per me che sono di Reggio Calabria, insomma, quindi tecnicamente non troppo lontana, ma si fa molto probabilmente essendo partigiani, nel senso che io condivido il territorio ma condivido anche la quasi totalità delle scelte che ha fatto questo sindaco, che è Mimmo Lucano, e quindi molto probabilmente questa è la chiave che ci permette di raccontare storie come queste. Una storia appunto particolare perché? È una storia molto particolare perché è unica, potremmo dire. Ci auguriamo di no, che non rimanga unica, ma è una storia molto particolare per tanti motivi. Probabilmente il motivo principale è che è un po' un filo rosso fra quello che nelle terre del sud Italia viene vissuta come una piaga del passato, cioè quella dell'emigrazione, e quella che oggi viene vissuta come una paura motivata, che è quella dell'immigrazione. Ecco, Riace è il ponte fra questi due eventi storici che vive il paese, per cui Riace è un paesino che era rimasto praticamente spopolato e che con l'intuizione di questo sindaco oggi viene ripopolato da chi arriva e abita le case di chi 50 anni fa è partito come loro per cercare un futuro migliore. Senti, come appare Riace? Che paese è oggi? Allora, Riace appare bene, direi, perché è passata dai circa scarsi 500 abitanti di 15 anni fa ai più di 1000 abitanti di oggi, 1500 credo, cambiano molto spesso, e quindi appare bene, appare molto bene, anche se proprio in questo momento in cui la politica di Riace viene riconosciuta in tutto il mondo e consolidata, l'amministrazione e il sindaco di Riace vivono forse il momento peggiore dall'inizio, con quella che è la messa in discussione del principio base di Riace, che è quello di osare e di fare della legittimazione la priorità e non quella della legalità in senso stretto. Per cui oggi Riace vive questo momento di grande difficoltà. In questo momento, mentre noi felicemente presentiamo un libro, in realtà i finanziamenti sono stati interrotti e il sindaco ha annunciato che se questo problema burocratico non verrà risolto, questa esperienza potrebbe chiudere i battenti. Passeggiando per Riace, raccontami, non c'è più diffidenza, c'è stata all'inizio, poi è stata superata o c'è ancora? Direi che si vedono famiglie, semplicemente famiglie, e che la diffidenza, oddio, superare la diffidenza in Calabria credo sia una missione impossibile, per cui non ci sono le immagini giocose e festose che magari in un film si potrebbero immaginare, ma c'è con discrezione più di 20 nazionalità che convivono in un paese che non è l'intero paese, ma che è il borgo storico di quel paese, e quindi 26 credo che in questo momento siano nazionalità, condividono con, direi, discrezione e normalità, quello che del resto è normalità, e quindi è quello di convivere e abitare un luogo. Si parla già da qualche anno di modello Riace, un'espressione che viene utilizzata spesso, e tengo molto a raccontare l'esperienza di Camini, che è un paese ancora più piccolo di Riace, a qualche curva sopra Riace, ma con Camini anche dei comuni in Piemonte, in Valsusa, o anche la stessa Caulonia, Gioiosa, ci sono già altri paesi che hanno adottato le politiche per cui Riace è stata avanguardia, ma assolutamente non è la sola, e certo porta il peso di essere stata la prima, però in altri comuni, grazie al lavoro fatto da Riace, quel lavoro viene preso e persino portato avanti, quindi funziona in maniera ancora più, tra 2000 virgolette, imprenditoriale.